con le news del territorio di Bergamo. Partiamo subito con una notizia interessante. La Bergamasca ha un ricco patrimonio di burattini e trafiletti di scenografie. Per salvaguardare questa tradizione, la Fondazione Benedetto Ravasio, con l'università e le altre istituzioni culturali, organizza diverse mostre dove vengono esposti i burattini. Il prossimo obiettivo è realizzare un museo. Grazie al Novap si possono segnalare direttamente alla polizia le situazioni di emergenza. Si possono comunicare furti, atti vandalici e anche incidenti di vario tipo. Bergamo è il primo comune a dotarsi di questo sistema di sicurezza. L'app si può scaricare gratis e la segnalazione arriva subito alla sala operativa della polizia locale. I cittadini del paese Vittorio Veronesi, in provincia di Lecco, vogliono tornare sotto la provincia di Bergamo. I torrebusini hanno raccolto oltre 900 firme per i cittadini e hanno fatto tutti i passi necessari per ritornare a essere bergamaschi. Ora aspettano l'ok della Camera, che è stato più volte rinviato. I cittadini di Torre de' Busi sono piuttosto arrabbiati per questo ritardo. Nel 2018 saranno assunti 1.200 nuovi vigili del fuoco, di cui 12 a Bergamo. In Italia c'è una forte mancanza di vigili del fuoco. Anche a Bergamo il personale è scarso. In teoria dovrebbero essere 304, ma ne mancano 46. In 5 anni sono stati stanziati circa 7 miliardi di euro nei settori della sicurezza, soccorso pubblico e difesa. L'attivo restauro del teatro Donizetti è finalmente cominciato a gennaio. L'intervento prevede la ristrutturazione della sala teatrale degli ingressi del foyer, la realizzazione di sale prova e degli spogliatoi. L'orchestra è l'ampliamento dei camerini. Oltre al rinnovo delle facciate esterne, faremo sistemati anche gli impianti elettrici e meccanici.
Alaska. Secondo gli ultimi dati, a Bergamo si spendono ogni giorno quasi 3 milioni e mezzo di euro tra slot, machine e gratte bici. In un anno 1.237 milioni di euro. In totale ci sono 7.597 apparecchi per il gioco d'azzardo nei comuni bergamaschi. ATB introdurla sulle sue linee 12 autobus elettrici. Gli autobus sono alimentati da batterie elettriche che vengono caricate nel deposito ATB. I nuovi mezzi hanno un'autonomia di 180 km e sono impiegati lungo il percorso vicino al centro. Sono collegati con i sistemi di mobilità già presenti negli altri autobus, il tram, i parcheggi di interscambio e il sharing la bici. L'aeroporto di Orio-Asserio si conferma il terzo più importante d'Italia. Secondo le previsioni, nel 2018 ci saranno 13 milioni di passeggeri nell'aeroporto bergamasco. C'è anche un impegno a diminuire i voli notturni, tra mezzanotte e le 6 del mattino, per non disturbare troppo i residenti. Quali sono a Bergamo gli incroci più pericolosi per i ciclisti? In base al numero di incidenti, al primo posto troviamo quelli tra via Don Bosco e via Carnovali. Poi tra il 2012 e il 2016 si sono verificati ben 10 incidenti che hanno coinvolto ciclisti. Al secondo posto per pericolosità c'è l'incrocio tra via Carducci e via Moroni, seguito da tutti gli incroci di Borgo Palazzo. La teleferica è costata 7.000 euro ed è provvista di una rete per impedire che possa cadere del materiale a terra.
Dal Palazzo dell'Eco di Bergamo è tutto, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata. Ciao, mi chiamo Nicola, oggi ho fatto il cameraman. Ciao, mi chiamo Letizia e oggi ho fatto il conto alla rovescia. Ciao, mi chiamo Nicola e oggi ho fatto la ciappista. Ciao, mi chiamo Camilla e oggi ho fatto la regista.